Martino, Bruno, maestro vetraio, lui metterà con lei. Ma io credo che, come lei ha l'umiltà di dire, non so se lo ha detto in pubblico, sicuramente lo ha detto a me, sono migliaia di trasmissioni che sta facendo, ha imparato sempre dalla gente, ha appreso sempre cose nuove dalla gente. Io non posso che imparare da lei, apprendere questo insegnamento e dire io le mie sensazioni, i miei sentimenti, le cose che cerco di esprimere nel mio lavoro lo apprendo dalla gente, fermandomi un attimo a pensare alle bellezze, alla generosità e al bene e all'amore che mi dimostrano. Mi dimentico in fretta delle cose cattive, mi ricordo per tutta la vita delle cose belle e spero di ricordarmene sempre di più, ringraziando il cielo, appunto, che finora me ne sono capitate tantissime di belle e poche di brutte. E ai miei vicini di casa, nel mio quartiere, non potrò dire nient'altro che se sono così è anche il fatto che grazie a voi, cioè se siamo arrivati a essere così importanti, chiamiamolo per modo di dire, una trasmissione come questa, partecipare a una trasmissione come questa è anche grazie a voi, e quindi cosa vuole? Li abbraccerò un po' e qui avete anche l'abitudine di abbracciarvi sovente, è una cosa che mi piace moltissimo, poi un'altra cosa che mi piace molto è quando si entra in qualche locale pubblico che si dice buongiorno, c'è sempre qualcheduno che risponde. A Torino lei può dire buongiorno a squarciagola, poter fare un do di petto come il vostro Caruso e nessuno le risponde. Domenico Azia, il presidente dell'Associazione Siciliani nel Mondo. È stato un salto di qualità. Veda, l'Associazione Ragusani nel Mondo cresce in una forma rapidissima e si espande in tutto il mondo. La manifestazione di stasera, Ragusani nel Mondo, è stata certamente una manifestazione emozionante e devo dire che anche in questo momento per me è un momento particolare, perché ho qui accanto a me degli amici che ho avuto modo di conoscere, con cui ho instaurato un rapporto di lavoro prima e di amicizia subito dopo, in Australia, quando siamo, a seguito della troupe teatrale, abbiamo conosciuto e intervistato tanti ragusani nel mondo, in particolare quelli di Melbourne. Qui con me ci sono l'attuale presidente dell'Ibleo Social Club, Ernesto Contatore, il primo presidente dell'Ibleo Social Club, che è Cilia, che i nostri telespettatori hanno visto anche in immagini inedite che mi sono state fornite dal caro amico Torino Morales, che vi prego di salutarmi appena rientrato, degli anni 70, in una delle prime feste, manifestazioni dell'Ibleo Club. Qui con me c'è Cicciolo Presti, anche lui molte volte sugli schermi di Telenova, anche lui stasera è stato premiato, e Bruno Cultrela, che ricorderete è stato ospite anche nei nostri studi e abbiamo anche lui intervistato tante volte a Melbourne, è un importante imprenditore di questa, della capitale della Victoria. Questo appunto è un premio che viene dato all'Ibleo, che si è distinto in questi 22 anni o 23 anni di sin da quando è stato formato. Siamo orgogliosi per quello che si è fatto. Come ho detto prima, l'Ibleo Social Club è riconosciuto a Melbourne ed è apprezzato per quello che ha fatto, non soltanto quelle manifestazioni sociali, ma le manifestazioni di assistenza che sono state veramente importante, che noi ci sentiamo in dovere di continuare. Senti Roberto, per noi questo è stato il più grande onore per l'Ibleo Social Club. Noi diciamo il puzzle, l'ultimo pezzettino da completare. È stato il proprio colmo, la cosa più bella, questo quello che mancava all'Ibleo. Adesso lo abbiamo avuto, lo abbiamo ricevuto dai ragusani, l'abbiamo ricevuto da ragusani nel mondo e noi siamo proprio contenti, you know, e orgogliosi. Io sono venuto qua per riceverlo e sono molto orgoglioso. La chiesa di Sant'Anna, che si trovava all'angolo via Roma e via Sant'Anna, era una chiesetta tipo San Sebastiano, San Vito. Quella chiesa era il punto, c'era un oceano piccerito ed era un punto regnato su tutti i piccerito quando crescemmo, che era in quel quartiere dove c'eravamo a sera,
specialmente in guerra che non c'era la luce. Automaticamente io quando partì a lasciare Ragusa, a chiesa io la sai. Poi mi dissero che l'hanno buttata a terra perché ci vicino una casa di risparmio, non ricordo cosa mi hanno detto. Dottore Scalia, che è del Banco Ambrosiano Veneto. Seguiamo il comparto degli emigrati istituzionalmente, lo seguiamo da circa 20 anni. In Sicilia il Banco Ambrosiano è presente da 2 anni e si è dedicato proprio nel comparto, anche perché abbiamo degli uffici dedicati a Milano. La pianista Mila Pisani. Ma guardi, io da un po' di tempo conosco Sicilia Mondo e questa sera ancora per una volta ho avuto modo di apprezzare ecco, innanzitutto il messaggio che l'avvocato, il presidente, l'avvocato Azzi ha voluto lanciare a tutti noi. Non c'è tu, Mino? Riuso, proprio riuso. Intanto parliamo, da quanto tempo è andato a lavorare in Canada? Dal 1952, sono arrivato in Canada a marzo del 52. Però grazie al mio lavoro torno in Italia 2 o 3 volte l'anno, cerco sempre per prodotti nuovi, alimentare, artigianato, regali e il maggior numero delle volte pure casalinghi e anche macchinaie, perché importiamo macchine di pasta, importiamo macchine per caffè, macchine fare gelato. L'onorevole Franco Antoci. Pippo Giuffrè, che è stato premiato l'anno scorso, adesso è rappresentante dell'associazione Ragusane nel Mondo per il Nord America. Ha già creato dei delegati per comune, si sta impegnando a fare un censimento dei ragusani che sono presenti nel Nord America, sta organizzando tutto un lavoro di raccordo che prima faceva magari informalmente, ma adesso in maniera più organica. Il mio nome lo sapete, mi chiamo Giuffrè, sono stato il primo premiato qua della Ragusana del Mondo, rappresenta adesso e mi fa piacere il Ragusana del Mondo, spero di esserci anche l'anno che viene, faremo un bel lavoro insieme con il nostro presidente e amico mio fraterno, ci vediamo l'anno che viene e sarà più bella ancora di quella là che è stata la seconda. Grazie. Fraterno, ci commette se lei è Corino. Figlio del capogruppo, parlazzo Corino, io non voglio sapere. Mi fermate ancora un po'? Sì. Padre, Figlio e Spirito Santo, descendo in questo locale, rimanga per sempre. Amen. Per la custodia, la manutenzione. Allora, siamo certi che nel 97 non partirà niente, ci vorrebbero poi altre somme aggiuntive per applicare il contrassegno privato, quantomeno poi dovete utilizzare parte dei fondi per i contratti di diritto privato. E c'è il problema però poi, quanti ne utilizzeranno con contratti di diritto privato? Ma di quello che è la nostra linea. Non lo sappiamo, perché ripeto, noi vorremmo sarà necessario avere anche un contatto con l'Assemblea regionale, capire qual è l'intendimento del governo nella sua interezza. Bisognerà anche vedere come gli enti locali ci entreranno in questa situazione. Ma sì, sicuramente il problema occupazione sarà uno dei primi punti che sarà affrontato dall'Assemblea regionale. Chi andrà a fare l'impresa sul territorio? C'è il fatto che l'Unione Europea pretende che la legge si applichi nella sua interezza, però sulle società miste ancora si è molto indietro, non si sa come fare. Sulle convenzioni ancora si è in alto mare, non è strana circolare. I contratti di diritto privato vengono individuati per qualifiche medio-alte.